Amici ascoltatori, benvenuti a Comune Informat, è il nome che abbiamo dato così per provare ad aprire una finestra, ma non solo una finestra, spero proprio una porta su quello che è il lavoro dei nostri assessori nel Comune di Sassari. Un modo come un altro per presentarvi, e non che ce ne fosse bisogno di presentare gli assessori o i politici che sono stati eletti dalla cittadinanza, però per capire esattamente quello che è la valenza del lavoro che voi fate. Talune volte lo leggiamo solo esclusivamente sulla carta stampata, adesso il microfono è vostro e voi ci parlerete di quelli che sono i lavori già fatti e quelli in itinere. Buongiorno a tutte e tutti. Grazie per questa opportunità, perché insomma è stato sottolineato, è fondamentale che il Comune racconti al cittadino che cosa si sta facendo, un po' insomma, il bilancio della propria attività nel corso dei mesi, a questo punto insomma dopo qualche mese di mandato. Sono state fatte tante cose, però oggi sarà forse la data particolare. Mi piace raccontare che cosa stiamo facendo e che cosa andremo a fare. Innanzitutto la delega di assessore alle politiche culturali e al turismo mi ha consentito di ritagliare la città in modo differente, nel senso che un obiettivo che ci siamo dati è stato quello di non promuovere i singoli eventi, ma di dare risalto alla nostra città nella sua interezza, per far vedere quante emozioni si possono riscoprire all'interno delle nostre vie cittadine, quanto è bello il nostro agro e che patrimonio dobbiamo valorizzare. Abbiamo quindi pensato di promuovere la nostra città come contenitore che ospita eventi, quindi abbiamo cambiato l'immagine grafica. Casualmente ho proprio stamattina una cartella stampa, non so se si possa vedere in modo efficace, però noi promuoviamo tutta la nostra città con gli eventi. Sassari è bella sempre. In occasione del mese di maggio abbiamo potuto promuovere anche grandi eventi quali il Centro in Fiore per primo, abbiamo l'appuntamento il 9-10 con i monumenti aperti e poi dal 20 al 24 maggio con la cavalcata. Però tentando di mettere in risalto, ripeto, le bellezze della nostra città e anche le nostre tradizioni. Quindi abbiamo ripensato una città che deve valorizzare il logo dell'UNESCO, la nostra discesa dei candelieri è stata considerata patrimonio immateriale dell'umanità, questo è un valore aggiunto, è un valore che deve permeare la nostra città tutto l'anno. Ecco, noi cerchiamo di darci questi obiettivi e quindi anche un messaggio differente. Sassari accoglie e ospita eventi, vuole essere accogliente nei confronti dei turisti e soprattutto vogliamo pensare a tutti. Ci stiamo anche proprio sforzando di fare una riflessione accurata sugli spazi accessibili anche per persone con disabilità o per mamme con passeggini, per anziani. E devo dare anche in questa ricognizione una buona notizia: di tutti i nostri siti, soltanto uno non ha le caratteristiche dell'accessibilità. Quindi passi avanti sono stati fatti. Non solo città, si parla anche di agro, si parla di apertura totale e soprattutto riscoprire quello che poi in fin dei conti è sempre stato il fulcro della genialità dei sassaresi, cioè riprenderci un pochino quelle che sono, come dicevi poc'anzi, le tradizioni che talune volte vengono dismesse e poi invece hanno un valore incredibile. Vedi l'apertura di monumenti che potevano non essere fruiti fino a qualche anno fa, che oggi invece vengono riscoperti con tutta la loro storia, che è fatta di sudore, di lacrime. Sì, infatti abbiamo fatto una riflessione anche in questo senso, quindi adesso proprio in occasione dei monumenti aperti, anche qui abbiamo due siti nuovi importanti in città, che sono la cripta dei Cappuccini, dove venivano ospitate le spoglie dei frati e dei gremianti del gremio degli ortolani, per ricondurci ancora una volta alle tradizioni dei nostri candelieri, e abbiamo voluto anche riaprire la città in occasione dei monumenti aperti l'ex ospedale psichiatrico, perché volevamo che ci fosse non solo una riflessione culturale, quindi una capacità di poter apprezzare e conoscere la storia dei luoghi, ma anche la storia dei luoghi di dolore che la nostra città ha avuto come protagonisti. Uno di questi è quelli che tutti chiamano l'ex manicomio, poi si indora la pillola parlando di ex ospedale psichiatrico, però i più anziani lo ricordano come ex manicomio. E quindi è uno spazio che è molto bello dal punto di vista architettonico,
ma è anche storia di sofferenza. Tant'è che è ospitata la mostra anche di coloro che hanno abitato e vissuto dentro quelle mura nel corso degli anni. Quindi cerchiamo sempre di abbinare anche una riflessione che vada oltre il senso estetico del bello. Assessore Spanenda, ci aspetta un mese davvero importante, è chiaro che è solo il preludio a quello che sarà la Vigliamanna, il patrimonio dell'UNESCO, della festa dei Candelieri, ormai la festa di tutti, e ci porta a quel periodo però con la consapevolezza che non è una sola festa, ma è veramente un qualcosa che è la prosecuzione di quello che andremo a vivere in questi giorni. Naturalmente noi il nostro intento è quello di seguire e monitorare quello che è il vostro lavoro e chiaramente Telegil Gruppo Edimedia è a disposizione del suo assessorato naturalmente per avere sempre ed esclusivamente che cosa? La visura e soprattutto l'obiettivo su cui dobbiamo andare tutti, cioè la ripartenza vera di questa città. Sì, noi ci stiamo impegnando per la ripartenza vera, poi magari ci sarà un'altra occasione in cui mi intervisterete come assessore alla programmazione e quindi daremo altri maggiori dettagli sui programmi più ambiziosi di questa città. Però, ricollegandoci alla Vestamanna, noi abbiamo avuto un finanziamento per la realizzazione del Museo dei Candelieri, un museo multimediale che sarà realizzato nello spazio della frumentaria, proprio perché i nostri candelieri vivono tutto l'anno. Non solo, saranno valorizzate le loro feste. Le loro feste grandi, quindi l'intregu, lo scambio delle bandiere e le celebrazioni solenni nel corso di tutti i mesi, di tutti i mesi dell'anno, appunto. Quindi si inizia già, abbiamo già iniziato con il 1º maggio perché c'è stata la festa dei Masai, perché accompagnano e aprono il mese mariano. Fra poco avremo proprio il 10 maggio la festa dei falegnami e quindi sono tutti appuntamenti che testimoniano che il gremio vive tutto l'anno, una religiosità sentita ed è il fatto che il gremio viva tutto l'anno consente la discesa dei candelieri. Non è solo l'epilogo, il momento culminante però di una spiritualità e di un gremio che viene vissuto per 12 mesi l'anno. Noi questo vogliamo dire ai nostri cittadini e per questo vogliamo che si avvicinino alle nostre tradizioni più profonde. Noi ringraziamo l'assessora Monica Spanede, oggi in veste di assessora al turismo e alla cultura. Avremo modo di raccontarvela in altre vesti, ne abbiamo già dato un piccolo assaggio. La ringraziamo per la collaborazione mostrata, naturalmente in bocca al lupo e ricordate, amici ascoltatori, Comune Informat è un programma di approfondimento proprio con il nostro comune e con tutti i nostri assessori. Buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti e tutte. Amici di Telegi, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale del sabato. Oggi ho due graditissimi ospiti, siamo qua per parlare di musica. Qualcuno di voi avrà già visto e letto le cronache ultimamente. Io sono in compagnia di due dei componenti dei Bertas, ho Marco Piras e Mario Chessa, perché quest'anno, come avrete già saputo, i Bertas festeggiano 50 anni di attività. Era il 1965, il 19 dicembre, se non sbaglio, la prima esecuzione al Gonzales e i Bertas esordivano con il loro gruppo. Allora ancora non si chiamava Bertas, ma poi c'è stata l'evoluzione anche del nome e siamo arrivati fino ad oggi. Allora, 50 anni sono belli e che passati. Io vi ho lasciato 10 anni fa quando avevo scritto un libro per quanto riguarda voi, festeggiando i 40 anni, avevo concluso il libro proprio dicendo: mi auguro di poterci rincontrare per festeggiare i 50 anni. Premetto che questo non è una trasmissione che si occuperà dei festeggiamenti dei Bertas, ma voglio proprio che dalla loro voce possano dirci quello che invece avranno intenzione di fare per celebrare questo ragguardevole traguardo. Allora, iniziamo da Mario. Che cosa ci regalerete per questi 50 anni, Mario?
No, niente di eccezionale, nel senso noi vogliamo, sì, saranno tutti i concerti che faremo durante l'estate, saranno tutti ricordati, nel senso che fanno parte dei festeggiamenti di 50 anni, ma Il clou, il quale sarà? clou, chiamiamolo così, sarà il 20 dicembre al Teatro Comunale di Sassari, dove il concerto vero e proprio lo faranno diversi gruppi emergenti e anche non emergenti di tutta la Sardegna. Eseguiranno dei brani che hanno scelto loro, ognuno farà un brano, sempre del nostro repertorio. E poi noi chiuderemo, credo, con 4-5 brani, forse qualcuno inedito, e basta, i festeggiamenti finiscono lì, ecco. Abbiamo in Non... programma tournée quest'anno, Sì, qualcosa. le serate sono caratterizzate appunto, come diceva Mario, da queste proiezioni dove un po' ripassiamo la storia del nostro periodo, insomma. Quindi c'è il marchio 50 in tutte le serate che faremo quest'estate. Tutto questo poi sarà condensato proprio in quella serata del 20 dicembre, dove ci è piaciuto proprio mettere in moto questo mondo di collaborazione perché io e Mario, dagli anni 80, abbiamo sempre avuto diciamo, un impegno, ci siamo sempre prodigati in operazioni discografiche con altri artisti, cioè io e lui lavoravamo insieme a Franco Idini e Pierpaolo Erre nella Tecno Records e in quel periodo abbiamo avuto il piacere di collaborare alla nascita dei dischi. Forse quelli più rappresentativi della storia musicale sarda, da Bardente di Piero Marrasa, le canzoni di Do Pugioni, ai Cordes e Cannas, al primo disco di Maria Sanni, a Maria Carta. Ci siamo accorti quanto ci si arricchisce con le collaborazioni. E con questo, diciamo, con questa voglia di collaborare abbiamo sempre continuato, tant'è vero che Samissa e Tutto un Pari, comunque rientrano L'esperienza proprio con in le due questo corali. spirito, no? E così quella serata l'abbiamo proprio voluta caratterizzare da questa voglia di collaborare. E questa volta abbiamo voluto collaborare offrendo una novità, cioè siamo curiosi noi di sentire come le nuove generazioni possano interpretare i nostri brani. Quindi ben vengano, non è una sfida, è proprio un invito piacevolissimo per sentire. Ecco, credo che la novità forse possa essere proprio questa, il fatto che questi nuovi brani vengano fatti da persone, ha detto Mario, più o meno Sì. conosciute, anche perché se non ricordo male, anche 10 anni fa facemmo un bel concerto in Piazza d'Italia dove intervennero personaggi Sì, come Paolo Fresu, Piero Paolo Marras. Fresu no, Ita O aveva Zenda, Ita Zenda, Paolo Fresu forse Le aveva Valentes, fatto per il sì, CD, nel aveva disco non fatto, c'erano più c'erano le Valentes, insomma, quindi niente. però C'era artisti Camasa. già affermati, mentre invece qua avete voluto dare spazio magari ai gruppi emergenti, Ma gente un po' perché, meno conosciuta. essendo un periodo, questo del cinquantennio, insomma, bisogna considerare anche che bisogna dare un po' pensare a una prosecuzione. Allora, se non possiamo proseguire noi, Ecco, che ci quindi sia qualcuno. il senso di Che non questo. è, per il momento non è un passaggio di testimone, No, però infatti poi insomma. chiuderemo anche noi dicendo che vi aspetto per i 60 anni, come ho fatto per i 50, ha portato bene, Certo. non vedo perché non lo dovrò Cioè, a fare. 60 anni forse è meglio che venga tu da noi artista. Ci sarà il problema Questo è vero, questo è del vero. trasferimento. Ci saranno anche degli inediti in programma. State Sì, ci stiamo preparando lavorando qualcosa? perché lo vogliamo fare perché anche questa è una delle cose che ci ha sempre guidato, cioè da fatalità, per percorrere la storia, che era stato considerato da Renzo Arbore un brano originale e innovativo. Abbiamo sempre cercato di continuare con questa, diciamo, con questa Filosofia. filosofia diciamo, compositiva, ok? Quindi Madelotà, originale compositiva, Comuncheria, originale innovativa. E quindi stiamo cercando di scrivere ancora qualcosa che sia originale e innovativo. Beh, ma diciamo Quindi. pure che senza andare molto molto lontano, il fatto che voi siate in piedi da 50 anni, oramai
è consolidato perché è sicuramente uno dei, anzi, il merito credo più grande che voi possiate aver avuto nel tempo è sempre stato quello di rinnovarsi senza mai guardare oppure trascinarsi dietro situazioni vecchie, ma sempre con uno spirito di rinnovamento che forse questo è quello che vi ha contraddistinto da tanti altri. E a livello nazionale credo che siano pochissimi i gruppi che possano vantare una longevità come la vostra, forse i PU, Forse sì. forse i PU, perché anche loro festeggiano tra l'altro i 50 Sono anni anche i insieme a nomadi. voi, eh? Anche i nomadi. Anche i Nomadi sicuramente, ma ripeto, si contano sulla punta delle dita. E questo è, ad onore del vero, credo sia il vostro, più grande, è il motivo più importante per il quale voi ancora oggi, siete in piedi. Certo che 50 anni fa, vabbè, voi non c'eravate, anzi, No, eravamo molto piccoli. piuttosto approfitto per ricordare che qualche giorno fa purtroppo è venuto a mancare Antonio Usai, che è stato il primo batterista dei Bertas, quello che fece parte della formazione, È stata l'età la prima originale, sì. formazione, che è quello che, quella formazione che incise Fatalità, forse il brano per antonomasia che riguarda i Bertas, almeno a carattere nazionale. Quindi purtroppo è il primo Bertas che viene a mancare, o mi sbaglio. Sì. Questo è Speriamo sia dispiaciuto, l'ultimo. speriamo sì sia l'ultimo, anche se purtroppo poi magari fra 20 anni ovviamente magari non ci sarà nessuno di noi, però quello che rimane ovviamente è il ricordo, è una cosa che è dispiaciuta un po' a tutti. Sassari ha perso in questi ultimi giorni due figli della propria musica, vorrei ricordare anche Giovannino Giordo, anche se si occupava di un genere completamente diverso, ma sempre molto caro ai sassaresi. Certo, dicevo, 50 anni fa la vostra storia era un po' diversa. Voi che oggi siete abituati a lavorare tecnologicamente avanzati, probabilmente tanti anni fa le situazioni erano Ah, proprio beh, certo. ancora primordiali. Qualche ricordo particolare No, non è un di ricordo, quel periodo? non è un ricordo diretto, nel senso che noi non c'eravamo, però adesso tutti gli effetti si hanno già nel computer, già belle pronte, mentre invece a suo tempo, così dicono chi ha partecipato, Antonio, Carlo, eccetera, tutti gli effetti venivano fatti dal vivo, cioè c'è in dondolo dove si sente quest'acqua scorrere. Venivano fatti col microfono come si chiama, un vaso dove c'era dell'acqua, si immergeva questo straccio per fare gli Ah, effetti non che immergeva il microfono, no? no, il microfono si bagnava, però l'effetto era quello, poi si strofinava nelle Sì, sedie mi con il ricordo giornale quella grattugia. per avere certi effetti che appunto si facevano dal vivo molto seriamente, molto composti. Adesso sono tutti effetti che già Quelli che adesso esistono. chiamano gli effetti campionati, Eh cioè te li sì, vai a prendere già sono belli e già buoni, pronti, certo. ma Però rispetto forse alla. era più divertente prima, c'era più estro, più. Ma No. è più facile oggi con l'aiuto della tecnologia oppure questo va a discapito dell'inventiva secondo te? Torniamo al discorso di prima, sono sempre le collaborazioni che ti arricchiscono. Stare da soli davanti a un computer può darti un piccolo aiuto per la parte iniziale, creativa, ma poi nella parte realizzativa hai bisogno di 4, 8, 10, 20 orecchie che ascoltano, che giudicano. Questo perché noi ci ricordiamo ai tempi delle recite in cui si facevano le cose in studio, poi qualcuno apriva la porta e diceva la sua, nessuno gli aveva chiesto niente, però tu l'ascoltavi. Rino Gaetano, il produttore di Venditti, il produttore di Dalla, ognuno entrava, chi Renato sono? Zero. Cosa stai facendo? Ah, bello, no? Oppure ti diceva, Allora tu Bastava faceva un movimento, una mimica al facciale. momento di fare il missaggio finale, cioè il montaggio della chiusura del prodotto, ripassavi tutti i pensieri e tutto quello che avevi sentito e decidevi Certo. anche su queste voci che avevi Erano utili sentito. comunque come suggerimento. Assolutamente. Oggi non si possono fare dischi da soli, così No, è. per assurdo oggi chi partecipa alla registrazione e all'ascolto finale, che c'è anche un approccio diverso con l'ascolto del brano. Prima per ascoltare il brano finito, una volta registrato, si spegneva la luce e ci si concentrava sul brano. Adesso non si fa altro che guardare l'onda sonora che appare nel computer, tutti fissano quest'onda, chissà pensando a che cosa, ma non certamente pensando al brano, non c'è più quell'attenzione.
è quell'abitudine all'ascolto, ecco, del brano. Per quello le cose forse sono un po' più si fredde. Si perde secondo te più anche come sentimento? Sì, sono un po' più fredde, perché il computer fa quello. Certo, il computer poi va gestito da chi lo usa, non è che risolve tutto il computer, perché tutti possiamo avere un computer, ma c'è gente che fa bei brani e gente che fa brani meno belli. Dunque, il computer è un aiuto, ma devi saperlo gestire, ecco, devi saperlo umanizzare. Sì, però infatti, forse hai detto bene prima, che il computer però toglie quella che è la parte sentimentale, la personalità, l'espressione rende un pochino più fredda. Personale, esatto, io faccio l'esempio, che ne so, del fatto che forse oggi, se ci mettiamo a fare una divisione fatta senza la calcolatrice, sì, abbiamo grosse difficoltà, perché oramai siamo entrati talmente nell'ottica di dover fare le cose con la gestione di un apparecchio, piuttosto che doverlo fare a mano. Questo ovviamente va a discapito del sentimento. Però meno male che c'è. No, beh, poi è ovvio, anche perché in piazza adesso sono cambiate mille cose. Prima le sonorità, noi abbiamo nella nostra casa discografica, che voi avete già avuto modo di visitare, avete visto che abbiamo tante di quelle attrezzature, tutto stile anni 60, 70, quindi un qualcosa di vintage ormai, certo, che però dava l'idea di come si suonava in piazza prima. Io ho visto, ci sono delle vostre foto bellissime, dove tutta la strumentazione stava alle vostre spalle. Perché? Perché voi non avevate riporti, e quindi i suoni erano quelli che, certo, voi sentivate esattamente quello che non andava in diffusione in piazza, cioè quello che andava in diffusione in piazza senza alcun riporto, e quindi lo sentivate da dietro. Oggi i tempi sono cambiati, c'è la ricerca alla perfezione delle sonorità, che per carità è ovvio che la tecnologia in merito ha fatto passi da gigante, però continua ad insistere. Voi in acustico, sì, fate qualcosa? Sì, ogni tanto sì. Vi capita? Come vi trovate dovendo in acustica? Cioè, rispetto al fatto di essere magari tecnologicamente più, un attimino più sereni. Cerchiamo di adattarci, perché sai che l'espressività cambia. Certo. Non puoi cantare come canti quando sei col microfono davanti a 3.000 persone. Tutto deve essere rapportato a quella condizione. E chiaramente una situazione acustica non la puoi nemmeno portare in certi ambienti. Deve essere comunque racchiusa all'interno di un club, di un piccolo nucleo di ascoltatori. E se, diciamo che se gli arrangiamenti sono rivisti e riadattati alla situazione, il risultato arriva lo stesso. Non ci si deve aspettare la versione discografica, chiaramente. Bisogna avere un po' anche da parte di chi ascolta la predisposizione a sentire una versione un po' diversa. Che no, naturalmente a noi piace, perché comunque tutti noi siamo nati con la chitarra acustica. Il primo strumento per tutti, anche per il bassista, per me, è stata sempre comunque la chitarra. Quindi e ci è facile tornare lì, naturalmente. Col suono, perché adesso il suono è importante. E beh, certo. Ma quindi, in quale delle due occasioni vi sentite più a vostro agio, ad esempio? In acustico? Ma forse poi avevamo conquistato la situazione elettrica, per cui siamo più a nostro agio con gli impianti. Forse un po' più sereni, nel senso che siamo più abituati, chiaramente. Anche per te vale lo stesso discorso? Sì, 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 certo. Anche se il fatto dell'acustico mi ricorda i tempi 40 anni fa, quando si suonava sì elettrico, ma era una situazione acustica, diciamo, perché non si amplificava niente, la batteria non veniva amplificata negli amplificatori. Infatti questo ci permetteva di fare anche due serate in piazza nello stesso giorno, dalle 4 alle 6, 6 e mezzo si suonava in un paese, si smontava tutto, perché si faceva nel tratto massimo 50-60 km, si faceva un'altra piazza, perché anche a montare la roba ci si metteva un quarto d'ora. E ve lo facevate voi molto spesso? No, avevamo già allora buon Canalis. No, di Canalis e Cabigioso. È Tommaso Cabigioso. Che in 20 minuti montavano tutto, ecco. E quella situazione, tra virgolette, acustica, appunto, ci permetteva di fare queste cose, cosa che oggi, e di conseguenza guadagnare il doppio. Che non è male, che non è male. Torniamo per un attimo a questa
benedetta 50 anni, a questi benedetti 50 anni di Berta. Vi voglio chiedere una cosa, ma secondo voi il fatto che questa longevità sia durata così a lungo, a che cosa è attribuibile? Che cosa vi stimola ancora a dover proseguire per la vostra strada? Ma intanto tu sai che non è per noi l'impegno principale, nel senso che ognuno di noi ha sempre avuto un'altra cosa, un altro lavoro col quale sostenersi, perché abbiamo visto che comunque la Sardegna, da quando abbiamo deciso di cantare in Sardo, la Sardegna aveva un mercato un po' chiuso e piccolo. Sì, molto più limitato ovviamente. E quindi diciamo che ci siamo un po' dati delle basi. Perché quindi la musica è diventata per noi quell'hobby speciale. Da fare bene, perché comunque visto molto che impegnativo, beh, diciamo che voi sicuramente non sarete dei professionisti nel senso proprio specifico del termine, in quanto lo fate come professione, ma siete sicuramente molto, ecco, ma molto l'abbiamo, professionali, ecco, l'abbiamo impostata comunque come se fossimo dei professionisti, esatto. Per cui l'approccio alla musica e comunque a tutta l'attività musicale, anche gestionale, è stato professionale, per cui perché eravamo partiti per assurdo professionisti. Cioè, nel 67 tutti sì, erano facevano solo quello, solo quello, certo. Quindi, poi ci siamo un po' adattati, però la filosofia è rimasta, per cui noi siamo una società, abbiamo tutto il nostro regime fiscale, contabilità regolare, cioè è tutto professionale sotto quel punto di vista, però l'approccio è quello di chi ama fare questa cosa perché è finito il suo lavoro, che non vedo l'ora di finire, si butta sulla cosa che gli piace di più, che certo. È questa. Quindi è proprio la passione allora che... Ah beh, sì, certo. Non ci fosse quella... No, poi il fatto di stare insieme, l'amicizia che lega un po' tutto, e il fatto che ci conosciamo, me l'ha detto, dunque... Non creiamo una discussione quando ci sono degli attriti, eccetera, perché ci conosciamo, sappiamo che quello può dar fastidio, dunque... E questo ci permette di continuare. Mi sembra quasi di parlare come a marito e moglie che vivono da 50 anni insieme, cioè quando c'è, esatto, quando c'è l'affiatamento, ovviamente, ecco, adesso hai detto anche una cosa molto importante, che nei momenti di discussione, perché capitano, perché certo, è ovvio, certo, che sia così, anche perché se non si discutesse saremmo tutti, certo, fregati. Nei momenti di discussione però diventa importante riuscire a capire fin dove si può arrivare, sì, per sì, non urtare la sensibilità di un altro e quindi magari creare delle discussioni che poi non avrebbero portato sicuramente a un traguardo. Ma credo che non sia mai capitato che abbiamo ottenuto... Cioè che non ci siamo parlati per qualche giorno. Una volta anche discussioni accese sono finite sempre con una pizza, ecco, mai... Con una pizza di queste, no! Comunque sia, sono sempre discussioni relative ai progetti musicali, certo, quindi mai niente di personale, ognuno ha sempre tenuto la sua vita personale ben lontana da quella, diciamo, musicale, per cui siamo quattro diversi e proprio con questa diversità forse ci integriamo bene. Cioè ognuno di noi ha uno suo essere... distante dall'altro, cioè che più si occupa di qualcosa, chi si occupa di quell'altro, chi per indole in una certa maniera, comunque sia una famiglia di quattro persone che ha imparato a convivere. Ecco, ha detto una cosa importante, siamo quattro diversi, anche perché il pubblico sicuramente lo saprà, anche se sul palco poi è abituata sempre a vedervi, sì, in un numero maggiore, Ibertas, proprio come gruppo ufficiale, è formato da quattro, il gruppo di Ibertas è formato da i quattro artisti che sono appunto Marco, Mario, ricordiamo gli altri, Carlo Costa e Enzo Pava. Dal 74 questo. Questo è il gruppo dal 74 che da non è mai, tempo, esatto. Poi ovviamente nell'arco degli anni si sono susseguite più persone, oggi però Ibertas... usufruiscono anche della collaborazione di tre coristi che sono Enrica, Virdis, Maria Rosaria Soro e Franco Castia, mentre alla batteria in qualità di turnista c'è il buon Fabrizio Loriga, preziosissimo, simpaticissimo. Va bene, allora io innanzitutto vi ringrazio per essere intervenuti qua, per darci già una
idea di quello che saranno i programmi di quest'anno. Premetto che personalmente ho già preso accordi con loro perché anche noi come televisione intendiamo fare qualcosa per così ricordare questo splendido traguardo. Lo faremo anche noi per fine anno, ma noi non ci occuperemo di musica, noi punteremo di più alla storia, così come avevamo fatto sul libro, anche perché poi dar spazio alla musica con voi, insomma, non ha alcun senso, visto e considerato che voi siete capaci benissimo di salire sul palco e quindi tutto quello che farete di musicale ce lo farete sentire attraverso la piazza e attraverso i teatri. Noi ci occuperemo della storia dei Bertas, vedremo un po', prepareremo un bello speciale che andrà in onda anche quello a fine anno, magari, che ne so, proprio in concomitanza con il L'evento. vostro evento che mi hai detto sarà già fissata la data? Sì, dovrebbe essere il 20 dicembre al Teatro Comunale, Il sì. 20 dicembre al Teatro Comunale, se abbiamo finito con la lirica, se no ve lo No, sposto. ho finito la lirica, finisce il Avete 5. già. No, no, Sì, no, scherzo, già pianificato tutto. sì. Va bene, allora io vi faccio i miei migliori in bocca al lupo Grazie, a voi, anche a te. ai vostri compagni di viaggio. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione del nostro TG del sabato. Vi ricordo in chiusura i nostri contatti, il telefono è il 26 11 50 per chi volesse chiamare, chi invece vuole raggiungerci via mail può farlo all'indirizzo info@telegi.tv. Chiudo ricordandovi anche che chiunque volesse vedere tutte le nostre produzioni, rivedere TG, eccetera, eccetera, può visitare il nostro sito, il sito è www.telegi.tv. Grazie ancora, alla prossima occasione, arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Bentrovati anche oggi con un appuntamento di Telegin Radio. Prima di presentarvi la mia ospite di oggi, come sempre, vi ricordo i nostri contatti. 079 26 11 50 se ci volete chiamare, info@telegi.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche il nostro sito che è www.telegi.tv dove ogni giorno troverete tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e ovviamente tutte le nostre produzioni. A fianco a me non vedo l'ora di presentarvela, Fiammetta Moretti. Buongiorno Fiammetta. Buongiorno a voi. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito perché è un piacere conoscerti. Grazie per avermi invitato. Ecco, allora vi spiego subito chi è Fiammetta perché tanto sicuramente adesso come parlerà poi ve ne renderete conto. Fiammetta è praticamente la voce, anche se è un po' riduttivo dire soltanto la voce, dello spot che noi abbiamo realizzato, che è stato realizzato perché è andato in onda su diverse emittenti, sia locali che nazionali, per Giovanni Andrea, per aiutare Giovanni Andrea. Sì, è così. Ecco. E oggi siamo qua anche un pochino per Giovanni Andrea, anche se oramai Giovanni Andrea, insomma, non l'abbiamo detto, però è stato fatto anche il trapianto, Sì, questo non sì, sì, l'abbiamo sì, sì. detto. Siamo qua perché dobbiamo presentare un'iniziativa Vero. che è legata, se vogliamo, anche a quello che succederà a Sassari il 9 e il 10 maggio, quindi domani e domenica a Sassari, i monumenti aperti. Ecco, Fiammetta, cosa succederà? Succederà che durante Monumenti Aperti ci sarà una giornata di tipizzazione. Io penso che oramai a Sassari tutti sappiano che la tipizzazione sia il prelievo di sangue che Esatto. serve per poter diventare donatori di midollo osseo e altrettanto penso che i vostri telespettatori sappiano che Sassari non offre la possibilità di farlo andando in un centro trasfusionale. Ci sono delle giornate di tipizzazione e questa sarà una di quelle. Ecco, organizzata, Domenica. diciamolo subito. Organizzata da Admo Macomer, Ecco, sì. importante perché sennò. Domenica, nella fattispecie, ecco, come dicevi, sabato e domenica sarà Monumenti Aperti, ma la giornata sarà domenica, Domenica. dalle 10 alle 18. Sarà possibile, recandosi a Palazzo Infermeria San Pietro, poter effettuare il prelievo per la tipizzazione. Quindi tutti coloro che volessero entrare a far parte dell'albo internazionale dei donatori di midollo osseo e che avessero fra i 18 I e i 45 45. anni possono recarsi a Palazzo Infermeria San Pietro. I medici volontari, ripeto, tutti volontari di ADMO Macomer, effettueranno dapprima un'anamnesi e poi, qualora giudicassero, ecco, la persona, adatta a fare, il prelievo, preleveranno un campione di sangue dal quale verrà, mappato. Ecco, magari il termine non è esattamente scientifico, ma Però passatemelo diciamo che dall'idea di quello perché che dall'idea, succederà. ecco, una mappa genetica, ecco, verrà estratta una mappa genetica della persona e poi inserita nel database internazionale. Quando
Qualora si verificasse una compatibilità con un malato di leucemia nel mondo, ecco perché diciamolo, l'albo sì. È internazionale, la persona verrà richiamata. Verrà richiamata per ulteriori indagini, perché il primo prelievo è soltanto una prima mappa, chiamiamola così, certo. Ma poi tutto deve essere... Beh, la compatibilità deve essere... La compatibilità deve essere al 100%. E diciamolo, la compatibilità è stimata in 1 a 100.000. È facile capire perché dobbiamo essere in tanti in quell'albo. Sì. Io sono iscritta a quell'albo da 13 anni, quindi da tantissimo tempo. Purtroppo non sono mai stata chiamata. Peccato. Peccato, però penso questo, il mio gemello genetico nel mondo sta bene, non ha bisogno del... Ah, vabbè, su questo, quindi la mettiamo questo su punto, questo piano, ecco, va bene. Preferisco pensare così. Se la mettiamo su questo piano va benissimo. E questo è quanto. Quindi io rinnoverei l'appuntamento, quindi ricordiamo domenica. Domenica dalle 10 alle 18, Palazzo Infermeria San Pietro. Che lo ricordiamo praticamente... dietro Piazza Colonna Mariana, esatto. Giusto per capirci, esatto, giusto per identificare. Fiammetta, io ti ringrazio, naturalmente vi ringrazio tanto per avermi ospitato e per avermi dato la possibilità di diffondere questa informazione. Dov'era, assolutamente, e ringraziamo naturalmente Admo Macomer che sta mettendo insomma tutta la sua volontà e tutto il suo impegno per questa campagna di sensibilizzazione. Salutiamo Giovanni, Andrea, Fernanda, Andrea e anche Maria, li salutiamo tutti. Fiammetta, grazie. Grazie a voi. Vi prego, partecipate, siate in tanti. Assolutamente sì, naturalmente, insomma, quando vuoi tornare a trovarci sei graditissima. Grazie. Naturalmente con Teresin Radio l'appuntamento è la prossima, dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario. Ciao e grazie. Non rideci a piglia sonno, domani e dai anni ad aprire pintati passati vise da te. Ci ti poni vedere chissà fa cosa hai trito lume coi invece di s'allegro popini domani incomincio un'altra vita ora da chi s'agella va a vivere. Maria, tu pure sei vicenda a me e hai zitti l'hai picciata di radì vintati passati vicenda a me. Chi tu ci ti poni vedere
pa cosa da giudare tu vi sapena, assai io da giuva tu soffri, fin sacrificato e consumato, vinendi a visitarmi dunyadì. Una volta, domani entrerà posso abbaitare, pongo la roba posso una savosa, di chi ti muri mi voglio veramente rapidissimo, l'ananas in pasta sfoglia. Gli ingredienti sono dell'ananas già tagliato, un rotolo di pasta sfoglia e dello zucchero di canna. Per prima cosa prendiamo dell'ananas a dischetti e lo tagliamo a metà, esattamente come questi, e li mettiamo da parte. La quantità di dischetti di ananas e di fettine che andremo a preparare dipende appunto dagli invitati o da chi la vorrete offrire. Allora, ne abbiamo fatto 8, adesso iniziamo a tagliare delle striscioline di pasta sfoglia. Che abbiamo le nostre striscioline di pasta sfoglia, prendiamo ogni strisciolina e la arrotoliamo attorno a ciascun pezzo di ananas, in questo modo. Ora manca soltanto l'ultimo dettaglio. Cospargiamo le nostre sfogliatine di ananas con lo zucchero di canna finché vengano belli dorati e croccanti. Adesso inforniamo per 15 minuti a 180 gradi. Spero che il nostro piatto di oggi vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima puntata. We'll be right back.
festeggiamenti in onore della Madonna di Pompei, Vidalba. Università del Studio presenta stasera tributo a Celentano, lui e gli amici del re. Domani Creedence Clearwater Revived, inizio spettacoli, ore 22. Cercasi venditrice di bella presenza, Automunita, esperta in comunicazione nel settore musica, spettacolo e moda. Per informazioni contattare il numero 345 341 3811 o rivolgersi allo studio Università delle Produzioni di Piazza Università 9. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.